Il 70° polifonico ha avuto un prologo speciale con l'esibizione della Corale di Kiev. Quella di ieri era una giornata particolare visto che si celebrava il 31° anniversario della costituzione dello Stato ucraino nato dalla disgregazione della vecchia Unione Sovietica. La storia marcia a braccetto con la cronaca e il pesante conflitto che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso ha dato risalto alla manifestazione aretina. A salutare gli ospiti che da stasera saranno protagonisti al concorso internazionale c'erano le autorità cittadine con in testa il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, da poco rientrato dagli Stati Uniti. E Ghinelli, nel salutare i presenti, non ha nascosto la sua emozione alla pari di Lilia Chapis, l'ucraina più nota di Arezzo, auspicando che questo possa essere un messaggio benaugurante per la pace in questo paese così lontano ma al tempo stesso così vicino, martoriato da bombe e missili. La Corale Sofia ha eseguito un crescendo di pezzi con grande intensità e partecipazione. La fatica fatta per il viaggio si è ben presto sciolta davanti al numeroso pubblico che era presente nella magnifica chiesa dove spiccava la maestosità del Cristo di Cimabue e le tre bandiere, quella dell'Europa, dell'Italia e il giallo-blu dell'Ucraina.